passiamo al premio per lo spettacolo e chiamiamo a consegnare il premio alla nostra un'altra donna, perché fa ormai lei lo rappresenta molto bene il mondo femminile, la nostra presidente regionale della FIDA, Antonella Messina. Eccola qua. Eccola qua, veramente mi hai fatto conoscere una bellissima realtà, un lavoro importante e sono contenta e orgogliosa di questo, brava anche a te soprattutto perché insomma sei riuscita a collaborare benissimo. Porto i saluti del comitato della FIDA Sicilia e soprattutto del nostro presidente nazionale Carmelo Pace, che per motivi istituzionali non è riuscito ad essere presente, ed eccomi qua, una donna ancora, tingiamo di rosa. Bene, grazie tanto. E vorrei qui appunto anche le altre componenti del comitato, perché vorrei che fosse veramente una festa tutta in rosa, e quindi vorrei, non me ne vogliano gli altri componenti che poi li chiamerò, però Eleonora Puglisi, Agata Tasso, Luziana Blancato, perché sono state il motore di questa settimana. Spero che Agata si sia già cambiata, non si può dire un culo di donne, insomma c'è. Prego accomodarvi. Motivazione. A me l'onore. Premio Verga 2018 per lo spettacolo ad Anna Madica. Anna Maldica, romana di nascita ma catanese di adozione, terminata gli studi magistrali, si diploma nel 1964 all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Inizia così una brillantissima carriera d'attrice che la porta ad interpretare testi teatrali quanto più variegati e diversi fra loro, che forgiano e temprano un'attorialità che sempre più la impongono all'attenzione di pubblico e critica, mettendo in risalto le sue doti di duttilità ed ecletticità e facendosi apprezzare anche dal punto di vista caratteriale per l'abnegazione e la disciplina. Nel 78 arriva con un incontro determinante, quello con il musicista siciliano Toni Pugliara, che negli anni d'oro dello Stabile di Catania la propone nel ruolo nel costruendo Pipino il Breve, a fianco del compianto Renzino Barbera. Ma intuizione fu così felice, Anna Malvica inizia un matrimonio artistico indissolubile con la Sicilia e con Catania in particolare, con un connubio che le consente di mettere a disposizione con una generosità non comune nel mondo teatrale tutto ciò che le hanno trasmesso grandi registi come Costa Giovannini, scusatemi, io senza occhiali non ci vedo, Lorigini, Bolognini, Cobelli, il grande Giorgio Strehler, Lamberto Pugelli e Tori Ferro, con cui ha condiviso la scena da co-protagonista. Le sue doti artistiche l'hanno portata ad entusiasmare pubblico e critica in ruoli appartenuti a mostri sacri del teatro siciliano, quali Rosina Anselmi, nel Mantoliano, San Giovanni de Collato e l'Aria del Continente, come pure nella vita dello zio canonico di Lusso Giusti. I musical di Toni Cucchiara l'hanno vista per oltre 30 anni su maggiori palcoscenici nazionali e internazionali, protagonista storica insieme a Tuccio Musumeci e Pippo Pantavina. Nel suo percorso artistico siciliano non si può dimenticare che è stata apprezzata e stimata docente presso la Scuola di Teatro Umberto Spadaro dello Stabile Catanese. Questo riconoscimento vuole essere anche un ringraziamento sentito e partecipe di tutti i teatranti catanesi ad un artista che, calandosi perfettamente in un contesto certamente non facile come quello Etneo, ha dato e continua a dare a tutti noi il limpidissimo esempio di professionalità ed amore per il teatro. A tal proposito prendiamo a prestito la considerazione che di lei aveva il cronista teatrale, come amava definirsi Giuliano Consoli. Anna è un'artista talmente completa che è difficile trovare una pecca. Dotata di rara intelligenza e altresì di un'ormai perduta signorilità ed eleganza, che la collocano a ragion veduta tra le pochissime signore del teatro italiano. E allora, premio Verga 2018 per lo spettacolo alla signora la grande Anna Madica.
queste parole, ho fatto tutta sta roba io, ed è appena l'inizio, ho fatta tutta. Antonella Saeli, questa è una, tenetela d'occhio, questa è una terribile, se non ci fosse stata lei io non sarei qui. Signori, a me non mi voleva più nessuno a Catania. No. La Saeli ha detto, poverina, sta no, ma no, poverina, no, prima no, che muore, chiama un po' di spazio. Grazie Antonella, l'ho ringraziata, a tutti voi per il calore con cui mi avete accolta, telefonate, io non volevo venire, ma io sono vecchia, prendere l'aereo, le cose, mi stanco, non ce la faccio. Poi ho detto, ma io 45 anni fa più o meno, arrivai qua per stare 3 mesi e poi dovevo partire, tornare alla morte di Danton, uno spettacolo in cui dovevo fare, facevo una parte piccolissima, 3 battute, credo 4, non di più, però per noi attori giovani il lavoro era lavoro, quindi bisognava rispettare. Prima in Catania e Mario Giusto mi disse, senti, ma è vero che tu sei figlia di siciliani? Sì, sono figlia di siciliani. Ma tu ci volessi stare qua? Io non lo so, dottor Giusti, non mi chiamare dottor Giusti, chiamami Mario, io mi chiamo Mario, benissimo. Senti, ma se io ti dicessi di restare qua, tu che facessi? Io non lo so, mi metta alla prova. Vabbè, ti metto alla prova subito subito, dimmi figlio. Figlio? Dimmi Ido. Ido. Dimmi sì. Sì! Ma tu parli con chi è un siciliano? Venga, ma resta qua! Di presentare un curriculum.
chiesto per il nuovo teatro stabile di Catania, che per me non è nuovo, non è nuovo, per me lo stabile di Catania è vecchio, è quello che ho conosciuto io quando il papà di questa ragazza che è qui prima figlia, Francesca Ferro, fatti vedere Francesca, saluta gli amici. Quando il papà di questa ragazza mi disse, la chiamami tu, perché mi sta chiamando signor Ferro? Mi invecchia questo, se ti chiami, non me lo dire, ti chiamami tu. Questo grande mostro, questo grande artista, insieme a Mario Giusti per l'appunto e a Pippo Meli, hanno creato questo meraviglioso teatro, non ci sono più, non ci sono più fisicamente, ma noi lo sappiamo che cosa hanno fatto, ma noi lo sappiamo quello che ci hanno dato, l'emozione che avevo quando andavo in scena e avevo davanti Turi, Camitaliana, tutti occhi meravigliosi, azzurri, mi faceva morire quando parlavo. Avevo paura di parlare in scena, rigido, un po' duro, un po' forte, ma nella vita, una meraviglia, si levava qua nella uva, dice, mangia questo, senti quanto è buono, senti, mangia più da nicchia di pasticciolo, perché era questo, capito? Allora, quel teatro che io ho conosciuto, che c'è ancora, me ne vogliono presentare un altro, mi dicono che c'è un nuovo teatro stabile, devo presentare io un curriculum per di raccontare che cosa ho fatto prima. E io ho detto, ma no, ma non è possibile, perché non si possono annullare anni meravigliosi di carriere, non solo mia, ma poi di carriere di altri grandi attori, da Carrara, Umberto Spadaro, Michele Abruzzo, Lanselmi, che non ho conosciuta, ma che sicuramente è stata una grande forza di questo teatro, tipo Battarini, Tuccio Musumeci, voglio dire, e i recenti ancora. E dico, io non me la sento di pensare che è tutto finito, che dobbiamo ricominciare. Signori, dobbiamo ricominciare, mi hanno detto. E non serviremo, noi non serviremo, nemmeno noi vecchi attori, io sono una ormai degli ultimi rimasti, perché con l'età che ho credo di essere veramente una degli ultimi, non possiamo fare niente per aiutare questi giovani meravigliosi che io voglio che vengano al posto mio, al posto nostro, allo stabile, giusto che vengano, ma che sappiano cosa c'era stato prima, cosa non hanno potuto vedere e che invece con noi accanto potrebbero vedere meglio, potrebbero conoscere meglio. No, mi è stato detto, puntiamo molto su forze giovani, su un nuovo teatro che cresca e nasca di nuovo. Secondo voi lo stabile di Catania deve rinascere di nuovo dal punto di vista artistico? Forse dal punto di vista economico, professionale, sì, ci sono delle grosse pecche, delle grosse falle che vanno sicuramente colmate, ma artisticamente possiamo dimenticare questi nomi che vi ho appena detto, tutti questi grandi attori che hanno dedicato la loro vita a questo teatro, guadagnando pochissimo, prendendosi delle grandi soddisfazioni soltanto e pochissimo denaro. Noi non dobbiamo pensare di averli conosciuti, noi non dobbiamo pensare di averli toccati, di averli vissuti. No, io non ci rinuncio a questo passato, mi dispiace. E quindi mi dicono che è nuovo il Teatro Stabile. No, il Teatro Stabile di Catania è vecchio, è quello che ho conosciuto io e quello voglio continuare a pensare che esista. Grazie ancora. Allora, qui Verga l'avete nominato tanto. Io tra l'altro non sono mai stata un'attrice del piano, mi dispiace, il premio me l'avete dato, me lo prendo alla carriera, me lo prendo tutto, perché io questi 52 anni di teatro, 53 quest'anno, io li ho fatti tutti, quindi grazie. Però io veramente confesso che non ho mai recitato grandi cose di Verga. E i Malavoglia, ma facevo una piccola cosa di la grande Ida, a fare Maricchia, la grande Turi, no, non c'ero nel repertorio italiano, non ci sono. E quindi mettermi oggi, adesso che l'ho preparata, un pezzetto di Verga, lo sapete chi è Verga, lo sapete, lo conoscete, no? Ma come dice la mia amica Antonella, ma ci ha detto che qualche cosa, non so perché, al panettiere non chiedete mai, me lo dà un chilo di pane per favore, al macellaio non si dice mai, me lo dà un chilo di bistecche per favore, perché mi faccia sentire com'è la sua carne, mi faccia sentire com'è. All'attore inevitabilmente, al cantante, viene sempre chiesto alla fine,
ci fai qualche cosa. Piacere. Ci fai qualche cosa anche alle feste private, dopo che hai mangiato, che sei, ti sei strafogata alla cena. Senti, ma mi fai qualche cosa? E tu dici, ma proprio adesso che sono con la pancia piena? Sì, proprio adesso. Quindi non vi posso lasciare, veramente, ve lo giuro. Ma mi dovete permettere di farvi prima Pirandello, perché Pirandello è poco, è breve, ma Pirandello non è da meno. Certo, Verga ha fatto da apristrada, Verga è la letteratura pura insieme a Capuana, ma non possiamo dimenticare che Pirandello ha rinnovato completamente il teatro internazionale, mondiale, il linguaggio. Quel voi che noi sentiamo dare adesso ai personaggi verghiani, il voi lo sentiamo dare anche nei personaggi pirandelliani, tra loro si danno del voi. E questa scena tratta dalla ragione degli altri di Pirandello fa parlare due donne, una più grande, una moglie tradita, parla con una donna più giovane, un amante, che ha dato al marito una figlia, una bambina, bambina che quindi dividerebbe questa donna dal proprio compagno, dal marito. E allora questa donna dice no, io voglio la bambina, preferisce avere la figlia del suo compagno con un'altra donna piuttosto che rimanere sola e perdere quindi anche il marito. Puoi tenermelo per favore, grazie. Se volete, ma io posso recitare anche così. Meglio, meglio. Preferisco così, bravo. Meglio. Sì. Ma è breve, breve, non mi tolgo tanto tempo. Questa donna si rivolge a quest'altra donna, disperata, perché si sente dire, allora vorreste fare voi da madre a mia figlia? Io, la mamma, ma che dite, ma come lo dite? Ma sarei la schiava io della vostra bambina, non la mamma. Non lo capite ancora? Non lo sentite che io sono qua, vinta davanti a voi? Che vincete voi, se fate il sacrificio, voi non in voi stessa, ma in ciò che dovrebbe starvi più a cuore. La vostra bambina, che mi avrebbe schiava, in continua adorazione, perché lei sola che mi manca, vi sembra una follia questa? No, 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 non sono folle, no! E seppure fossi, chi mi avrebbe fatto impazzire? Vorreste fare come se tutto ciò che è accaduto non fosse accaduto? Come se non avesse commesso il delitto di prendere ad una donna il marito e di dare a questo marito una figlia? Per me è questo il delitto. Ah, voi mi volete ridare il marito ora? Ma non potete più, perché egli non è più soltanto mio marito ora. È padre qua, lo capite? E questo... questo soltanto io voglio, perché possa dargli a mia volta tutto quello che ho per la sua bambina, tutta me stessa, la sua bambina, per cui ho pianto e mi sono straziata. E io sola, io sola potrò dare a lei quello che voi non potrete mai, la luce vera, la ricchezza. È il nome di suo padre. Brava! Thank you.
arrivare, forza, forza, facciamo la lista, forza, forza! Madre e figlia. Mamma, che viene a dire innamorato? Vuole dire un uomo che si fa l'amore. E amore chi vuol dire? È un gran peccato. È la bugia dell'uomo genitore. Mamma, non è tanto giusto suddittato. Cazzadimento non ne ha fatto duri. Sorrido? E che te ne sei sbloccato? Mi risse capellina, mori d'amore, superbante. E tu che ci dicesti? Io? Niente. O tagliai un locchetto. E mi dice sì, tutta. Povera figlia mia, buono fascisti. E Lugori? Mi batte. Forte. Forte. Ma chi sta l'amore, figlia scialana? Che sapeva di virtù della propria sua figliola.
Era venuta qua, ne risentita, incredula. Cormenti, la mia adorata figlia Berta, possiede tutte le buone virtù e non mi avrebbe lasciata 7 lunghi anni senza sue notizie. Ora, quello che mi importa di più, ne maestà, è di sapere da questa traditora che fine feci la mia diletta, che il rimanente sarà vostro compito e dovere. Brava. Che mi hanno aiutata stasera a superare questa emozione. C'avevo una paura veramente blu, ma adesso è rosa.